Ben ritrovati amici di App Video Review con la recensione di Cube Tastic per iPhone. È comunque disponibile anche in versione per iPad, quindi basterà cercare Cube Tastic HD su App Store per trovare la versione corrispondente. È un gioco molto particolare dove dovremo far arrivare tramite degli slide del nostro dito una sfera, questa qui, a un obiettivo sopra le facce di un cubo. Noi dovremo interagire con le facce di questo cubo ruotandole, per permettere alla sfera di avere dei riquadri di movimento in maniera da arrivare all'obiettivo. Nel menu principale possiamo cambiare il profilo di gioco, possiamo visualizzare gli obiettivi, quindi i trofei ottenuti durante il gioco, ce ne sono vari, mentre nelle statistiche possiamo vedere quante volte abbiamo giocato, quanto tempo abbiamo giocato, il numero di partite, la tipologia di esse, i punteggi ottenuti. Nelle impostazioni invece è possibile modificare la musica e gli effetti sonori. Premendo su Play ci vengono mostrate le varie modalità di gioco, che sono tre: Standard Challenge, Special Challenge e Quick Game. La seconda e la terza verranno sbloccate in seguito al completamento di un tot di livelli nella Standard Challenge, e Quick Game è una partita veloce, diciamo, con un riquadro random, mentre Special Challenge si differenzia leggermente dalla Standard. Nella Standard Challenge possiamo anche vedere il Basic Training, quindi un tutorial, devo dire, molto completo che spiega molto esaurientemente le basi del gioco, mentre possiamo vedere gli altri stage, sono 6 nella Standard Challenge, e il numero di livelli qui in basso che dobbiamo ancora completare per sbloccare il prossimo stage, in questo caso 26. Vi mostro subito come funziona il gioco, partendo dai primissimi livelli del tutorial. Come potete vedere, il riquadro di gioco, adesso saltiamo i consigli del tutorial, prevede appunto questo cubo che potremo visualizzare in tre dimensioni con l'ausilio di due dita, e dovremo far arrivare questa sfera a un obiettivo che ci viene indicato con una luminescenza. Basterà eseguire uno slide sul percorso da effettuare per far giungere la sfera al suo obiettivo. Una volta completato il livello, ci vengono indicati il punteggio ottenuto, il tempo impiegato, le mosse che abbiamo utilizzato e che abbiamo effettuato, scusate, e il numero di giri delle facce del cubo. Appunto, si parla di giri delle facce del cubo perché sarà possibile con le dita sempre interagire con esse. Come potete vedere, potremo girarle in maniera, ad esempio, da far comparire sul percorso delle facce e dei riquadri che non sono presenti al momento. Quindi magari possiamo sempre girare per vedere dove si trova il riquadro colorato. In questo caso possiamo anche girare, ad esempio, la faccia che presenta l'obiettivo. Comunque, in questo caso, girando questa qui, otterremo il percorso agibile per la nostra sfera. Ovviamente i livelli, man mano che si va avanti, si complicano e, ad esempio, sarà anche possibile che alcune facce siano bloccate, quindi potremo interagire solo con le altre. Come potete vedere, appunto, l'interazione in questo caso è totale, ma è a discrezione del singolo livello, perché ci saranno dei limiti o meno. In alto a sinistra, comunque, durante un livello sono presenti i canonici tasti per rigiocare il livello, per ottenere un aiuto e tornare al menu principale. In questo caso, come potete vedere, bisogna girare anche la faccia dell'obiettivo e tramite il canonico slide del dito potremo far eseguire il percorso. Far compiere il percorso alla sfera. In questo caso, per esempio, come potete vedere, bisognerà stare attenti anche al non al tempismo, non solo al tempismo, ma proprio all'ordine in cui effettueremo le nostre mosse, perché effettuando una mossa prima di un'altra ci troveremo, ad esempio, in una situazione diciamo irrisolvibile. Quindi, per esempio, agendo in questa maniera e poi girando questa faccia, come potete vedere, non avremo risolto nulla. Quindi dovremo prima aver girato, come potete vedere in questo caso, appunto, manca la faccia che era presente prima perché l'abbiamo girata qua. Comunque è possibile sempre vedere, come vi dicevo prima, il cubo in tre dimensioni. Quindi bisognerà prima di tutto agire su una faccia, in questo caso. Per poi ottenere il percorso completo.
In virtù del prezzo e della particolarità del gioco, ve lo consiglio assolutamente. Vi ricordo che è disponibile sia per iPad che per iPhone. E dunque, appunto, basterà che cerchiate su App Store Cube Tastic in versione HD per iPad o semplicemente Cube Tastic per iPhone. L'ultimo livello che vi voglio mostrare è questo, dove ad esempio, come potete vedere, l'obiettivo, il riquadro dell'obiettivo è circondato da quattro blocchi di colorazione rossa che non ci permettono di effettuare, diciamo, alcuna rotazione della faccia. Quindi dovremo agire ovviamente sulle altre facce del cubo. Bene, questo era dunque Cube Tastic, io vi ringrazio per la visione, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale qualora non l'abbiate ancora fatto, di seguirci su Facebook e su Twitter e di visitare il nostro sito www.upgradereview.net. Un saluto, alla prossima!